Questo è Arthur. 4 anni fa, quando l'ho preso, lui era un uccello selvatico. Era ferito gravemente. Aveva un'ala penzoloni. E infatti gli è rimasta soltanto l'altra. Gliel'abbiamo dovuta amputare perché non era recuperabile. C'era chi voleva abbatterlo. Ma io no, perché quando non ero al massimo io, nessuno mi ha abbattuto. Mi chiamo George Patrick O'Neill e ho 64 anni. Qualche anno fa mi sono unito a un club di falconieri per fare qualcosa della mia vita. E lo adoro. Sono cresciuto in una famiglia disastrata. E sin da bambino ho avuto problemi con la polizia, fino a 22-23 anni. Quando poi ho incontrato John, un vicario della Chiesa d'Inghilterra. La polizia è venuta ad arrestarmi a casa sua e dissi loro di andarsene nel modo che usavo all'epoca. Quella sera, mentre parlavamo, John mi disse: «George, pensa che c'è un uomo che è morto per te. È stato crocifisso e ha dato la sua vita per te. Pensa a tutto questo». E l'ho fatto. Se fossi andato alla polizia per costituirmi, sarei andato direttamente in prigione per 6 mesi. Quando John mi ha fatto conoscere Cristo, mi ha salvato. Il giorno dopo, sono andato al commissariato con John e ho tagliato con il passato quando ho detto: «Sì, sono stato io. Eccomi, risolviamo». Così ho passato 6 mesi in una prigione di Liverpool a studiare la Bibbia. Così Cristo è diventato un amico. È diventato il mio migliore amico e ancora lo è. Gli ho voltato le spalle molte volte, ma lui non lo ha mai fatto. So per certo che non lo farà mai e che è sempre lì per chi lo cerca. Non si fidano neanche un po' quando li catturo per la prima volta. Ma se lavoro con loro, li nutro e li accarezzo, allora si lasciano coccolare. Io li abbraccio e mi prendo cura di loro. Sarò sempre grato del sostegno che ho avuto dai membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Ovunque sia, ho il sostegno di cui ho bisogno. E meno male, perché io ne ho bisogno. Ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto. Non ignorateli soltanto perché sono feriti. Dobbiamo continuare a lavorare con loro per farli star meglio. È ciò che Cristo ci ha chiesto di fare.